Cosa state facendo? Fate l'amore col manchè? No, no, no. Questa sì che è una bambola, eh? Sembra di carne, mi pare di vederla. Era proprio così, sapete? Avanti, non vergognatevi di me. Guardatela, ammiratela, altrimenti cosa l'hanno messa lì a fare, eh? Che c'è? Vi gira la testa? Eh? È bella, eh? È tutta bella. Non se n'è mai vista una così. È stato un bocconcino per i principi e per i re. Ma voi che volete? Chi siete? E chi sono? E chi devo essere? Niente! Io non sono più niente. Io fui! Ma vi assicuro che una volta potevo starle vicino, senza sfigurare. Eravamo amiche, sapete. Mi voleva bene. Quando veniva a Milano correva subito da me e mi raccontava tutte le sue storie. Sapete cosa vi dico? Vi apprezzava e vi stimava, sì signore. E quando si parlava di vostra figlia, Assunta, no? Beh, allora diceva, meglio che la tiene lui che la tengo io. Ma sì, perché lei era proprio così, sapete, piena di cuore, di temperamento, di carattere. Solo quando perdeva la testa diventava come una pazza e non capiva più niente. Ma in fondo, Naninella era una brava ragazza. Vi voleva bene, vi pensava sempre. Prima di questi principi, di questi re, è stata mia. Prima che questi principi, tutti questi re l'avessero toccata, l'ho toccata io. Sì, ma prima non era mica così, eh? Era così, era pura. Pura, signor sì, ma non così. Così? Così è meglio. Che ne sapete voi? Era fresca come una rosa, aveva 15 anni. 15 anni in queste braccia che non si sono chiuse più. Le tengo ancora aperte da allora. Era talmente bella che io non ho mai più potuto avvicinare una donna. E perciò mi avete trovato là vicino. Mi volevo ricordare una donna come era fatta.